Benvenuti al nostro consueto e settimanale appuntamento con Studiando la Parola, questo tempo che dedichiamo per un momento di pausa ma soprattutto di riflessione al cospetto della scrittura. Il nostro desiderio è trovare modo, occasione e quindi incentivare alimentare il desiderio di conoscenza e di conseguenza la lettura della Bibbia. Oggi che i social per mezzo della tecnologia dominano la nostra vita, ci sono tante applicazioni che favoriscono anche la lettura della scrittura. Quindi qualcuno che ci segue non ha a disposizione il testo cartaceo, può sicuramente utilizzare una delle tante applicazioni disponibili per leggere la Bibbia insieme a noi noi stiamo leggendo, riflettendo sulla prima epistola di Paolo o di San Paolo ai Corinzi ed è quella che nell'ordine del Nuovo Testamento noi troviamo immediatamente dopo l'epistola ai Romani abbiamo cinque fatto un quadro storico della situazione di Corinto, del contesto da dove e per cui l'Apostolo Paolo scrive sulla necessità di rispondere a dei quesiti che gli erano stati sottoposti, prima dei quali però l'Apostolo Paolo va a mettere il dito, anche se a distanza per mezzo di questo scritto, in alcune piaghe. Che stavano affliggendo la comunità cristiana di Corinto. Abbiamo visto come l'Apostolo enfatizza l'importanza dell'unità e come sottolinea l'inutilità della faziosità che si rivela non solo elemento di divisione delle Chiese, ma che non porta alcuna utilità. Al corpo di Cristo, così come egli intende la comunità cristiana. Nel nostro ultimo appuntamento ci eravamo lasciati a ridosso del capitolo 5 e del capitolo 6, dove l'Apostolo Paolo affronta alcuni problemi riguardanti la comunità. Primo su tutti, la presenza all'interno di questa comunità greca di un credente che ha rapporti sessuali con la moglie del padre, quindi la sua matrigna. Non sappiamo se questo padre fosse defunto, certo è che questa donna, quindi la sua matrigna, vive in questo periodo relazioni sessuali con lui. E siccome non si fa riferimento specifico alla donna, si suppone che l'uomo in questione sia parte della comunità, mentre Costei non è parte della comunità di Corinto. E il capitolo 5 si apre con queste battute dell'Apostolo Paolo. Si ode addirittura che tra di voi vi è fornicazione. È una tale fornicazione che non è neppure nominata fra i gentili, cioè che uno ha la moglie del padre. Io leggo da una traduzione nuova di Odati. Qui il termine per fornicazione è porneia, da dove viene anche pornografia. E il termine sta sia per fornicazione ma anche per immoralità. E l'Apostolo dice immediatamente ai suoi interlocutori che questa immoralità non la si trova neanche tra i pagani. L'intento dell'Apostolo Paolo non è condannare nello specifico questa persona. Il suo intento da Apostolo, da fondatore di questa comunità, è preservare l'unità della fede, della comunità. E di curare il benessere spirituale di questa Chiesa. L'Apostolo riprende e richiama l'insegnamento del testo biblico e in questo caso ci riferiamo all'Antico Testamento che, per la Chiesa di Corinto, e per l'Apostolo Paolo non era ancora l'Antico Testamento, ma era la legge, la legge di Mosè che in Deuteronomio, al capitolo 27, al verso 20, recitava e decretava, maledetto, chi si corica con la moglie di suo padre. E altri riferimenti a questo comando sono nel libro del Levitico, al capitolo 18, verso 8 e al capitolo 20, al verso 11. Questa situazione, questo tipo di relazione incestuosa era fin anche proibita dalla legge romana. Ecco perché l'Apostolo dice che tale fornicazione non è nominata neanche tra i gentili, infatti era ritenuta un reato. Dicevamo, non vuole condannare il singolo. L'Apostolo Paolo reputa responsabile di tutta questa situazione l'intera comunità di Corinto. È tutta la Chiesa ad essere coinvolta in questa situazione. Non si può da una parte esaltare la libertà L'essere liberi in Cristo e quindi autorizzati a tutto e poi accettare, far finta di nulla, se poi all'interno della comunità c'è un credente che sta vivendo una relazione incestuosa. Quindi il monito, il grido che l'Apostolo rivolge alla comunità è che siete tutti responsabili. Se c'è qualcuno che sta trasgredendo, se c'è qualcuno che sta camminando in maniera errata, anziché pormi delle questioni, sottopormi dei problemi che poi saranno affrontati più avanti, ce ne sono ben altri sui quali voi fate finta di nulla. La responsabilità morale appartiene a tutta la comunità. Potremmo notare nell'atteggiamento dell'Apostolo che poi affida quest'uomo in man di Satana, chiedendo alla comunità di metterlo da parte, ci sono tutta una serie di indicazioni disciplinari che possono richiamare alla nostra mente di lettori della Bibbia. Il contesto in cui all'interno del popolo di Israele c'era qualche interdetto, ossia qualcuno che trasgredendo alla legge del Signore in maniera segreta diventava un ostacolo alla benedizione, alla presenza, alla manifestazione di Dio in mezzo al popolo. Perché? All'interno di questa comunità, atteggiamenti errati da parte dei singoli membri non devono essere tollerati, giustificati, coperti, perché ne vale della testimonianza verso l'esterno. Se un atteggiamento incestuoso per la legge romana è reato, come è possibile che all'interno della Chiesa di Cristo venga tollerato e nessuno se ne faccia portavoce, nessuno venga a sottoporre il problema. Allora è necessario che il colpevole venga escluso, che non ci sia nessun rapporto. Il verso 9 ci dice, vi ho scritto nella mia epistola e quindi fa riferimento a un testo precedente, di non mescolarvi con i fornicatori ma non intendeva affatto con i fornicatori di questo mondo. L'Apostolo dice, ma io, a riguardo voi avete avuto delle indicazioni, vi preoccupate di non intrattenere relazioni con quelli che sono all'esterno e poi le tollerate al vostro interno. La Chiesa che auspica l'Apostolo Paolo, la Chiesa che vede l'Apostolo Paolo e per la quale Lavora, si impegna, profonde le sue energie. È una chiesa contro cultura. È una chiesa che deve andare contro la cultura del suo tempo. Se fuori del contesto ecclesiale, l'incesto potrebbe essere anche tollerato. Oggi, noi viviamo in una società dove le relazioni sessuali oramai non hanno più limiti, non ci sono più paletti. Si vede di tutto e si accetta di tutto, ma la Chiesa cristiana non può essere conformata al presente secolo. La Chiesa che l'Apostolo Paolo vuole è una Chiesa non conformata, è una Chiesa non conformista. E quindi bisogna non solo allontanare il peccato, ma escludere chi è colpevole di certi comportamenti, non per fargli del male, ma l'esclusione, secondo l'Apostolo Paolo, non è altro che una forma di disciplina per aiutare il soggetto a rendersi conto che il suo atteggiamento è difforme all'insegnamento biblico e che quindi nell'essere allontanato, quell'essere posto in man di Satana e essere escluso dalle attività della Chiesa e quindi fargli sentire il bisogno di essere parte della Chiesa, così che soffrendo nel corpo, quindi rinunciando a questa passione amorosa, a questa attrazione fisica per questa donna, venga guadagnato il suo spirito, quindi la parte spirituale della sua vita abbia più importanza di quello che può essere o un bisogno o un desiderio o un'attrazione fisica per questa donna. Per noi è importante che l'Apostolo ritiene che il peccato vada denunciato. Il peccato non deve mai essere tollerato. A fianco a questo fornicatore amplia poi al verso 11 un piccolo elenco. Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi facendosi chiamare fratello sia un fornicatore. Ed era il problema nello specifico e poi aggiunge o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro, con un tale non dovete neppure mangiare. Per chi è fuori dal mondo ecclesiale, per chi è lontano dalla lettura della Bibbia, certe espressioni possono sembrare molto fondamentaliste o addirittura esagerate. Ma l'Apostolo Paolo sta descrivendo e descriverà una Chiesa come corpo di Cristo, quindi come manifestazione di Dio in mezzo all'umanità, in mezzo alla società. E se quello che è fuori dalla Chiesa ed è ritenuto, reputato, peccato, secondo la prospettiva di Dio, Viene ad essere palese, tollerato, giustificato all'interno della comunità. Qual è più la differenza tra la luce e le tenebre? E allora i credenti devono allontanarsi da coloro che, pur essendo all'interno della comunità, ma che non hanno ancora fatto una esperienza non hanno ancora rinunciato al vecchio vomito, non sono ancora nati di nuovo, non sono stati trasformati, rigenerati dalla potenza di Dio, si faccia attenzione, perché quale comunione, scriverà l'Apostolo, c'è tra Cristo e Beliar, tra le tenebre e la luce. Allora, Primo condanno, prima sentenza, primo monito verso il fornicatore. Ma i problemi da risolvere non riguardano il singolo. Ci tengo a sottolineare questo: l'Apostolo coinvolge tutta la comunità nel problema. Cioè se c'è uno che sbaglia, c'è un errore che riguarda tutti perché nessuno fa nulla per risolvere il problema. E c'è un altro problema ancora da risolvere ed è quello che viene affrontato nel capitolo 6, che sono le liti tra i credenti. C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Al verso 3 noi leggiamo, non sapete voi che... Espressione che ritorna anche al verso 9, non sapete voi, e ancora al verso 15, al verso 16, al verso 19. In questo capitolo, per ben sei volte, l'Apostolo scrive ai Corinzi, non sapete voi. Dice, ma davanti a quello che accade, voi che siete degli spirituali, consideravamo... Nell'appuntamento precedente questa spiritualità paventata da questa comunità, alla quale l'apostolo doveva scrivere, ma in realtà voi siete dei lattanti perché siete dei bambini, io non sono potuto andare oltre il latte spirituale. Voi pensate di essere spirituali, siete affascinati dalla filosofia, dai discorsi sulla conoscenza, pensate di sapere, ma poi... I vostri atteggiamenti dimostrano che sapete ben poche cose. E in questo capitolo per ben sei volte domanda loro, a loro che pensavano di sapere, non sapete voi, cioè spiegatemi perché il vostro atteggiamento, anziché comportarvi in maniera diversa, anzi il vostro atteggiamento non solo di litigare tra di voi, ma di prendere le vostre questioni e portarle in mano ai tribunali. E quindi cose che potrebbero essere chiarite, risolte all'interno della comunità cristiana, voi le andate a portare in mano a dei giudici che non sono credenti. E tutto questo, al verso 5, dice l'Apostolo Paolo, io vi dico queste cose per farvi vergogna. Dice, vi dovreste vergognare del vostro atteggiamento. Allora qui torniamo al quesito di prima, ma perché? Ma non è esagerato questo giudizio da parte dell'apostolo? Se ci sono delle questioni che non si risolvono internamente, è giusto che chi vanti un diritto ne abbia riconoscenza, riconoscimento e quindi chi è nel torto si deve adattare e quindi rimediare al torto provocato. Ciò che turba il cuore dell'Apostolo Paolo è l'incapacità dei credenti di trovare una via di mezzo, un punto di equilibrio, l'incapacità di risolvere. Come è, è possibile che litigate tra di voi? Questo atteggiamento è per l'Apostolo Paolo il fallimento. Della Chiesa nell'essere Chiesa perché la Chiesa dovrebbe essere portavoce di pace, ministra della riconciliazione, pacifica risolutrice di liti e se anziché di fare questo al suo interno accade tutto il contrario, allora è fallito il progetto. Della Chiesa. Come funzionavano i giudizi al tempo in cui l'Apostolo Paolo scrive? Allora, come oggi, la giustizia era un vanto di pochi, nel senso che si permettevano e potevano permettersi di iniziare un processo giudiziale coloro che avevano delle facoltà, per cui erano sempre ricchi i potenti ad adire le vie giudiziarie nei confronti di chi? Di soggetti più deboli e poveri, che non avevano i mezzi e le capacità di potersi difendere. Perché per difendersi bisognava avere un retore, un oratore, che aveva la capacità, la parlantina, conoscesse i mezzi per poter avallare una difesa. E queste persone erano pagate e non svolgevano il loro servizio in maniera gratuita. Quindi che cosa accadeva? Che i ricchi e i potenti chiamavano in causa i più deboli e poveri. E siccome i giudici nella gran parte erano ricchi e potenti, potete immaginare chi era ad avere sempre ragione in queste liti. Il ricco diventava sempre più ricco, il potente era più potente, il povero più povero e il debole sempre più schiacciato dalle pretese altrui. E l'Apostolo dice, ma il fratello, il credente che processa un altro credente, come è possibile? Questo non solo va a discredito sull'intera comunità. Ma qui c'è un'altra realtà. Non sapete voi. A coloro che si richiamavano alla conoscenza di filosofi doveva essere ben noto l'insegnamento di Socrate riportato in uno scritto da Platone che viene ripreso da altri filosofi del tempo. Epitteto, Musonio, detto Rufo, e l'insegnamento era questo, se fosse necessario o fare un torto o subirlo, diceva Socrate, io preferirei sopportarlo piuttosto che farlo patire. Allora l'Apostolo dice, ma se i filosofi ai quali voi vi rivolgete e vi richiamate, dicono, anziché provocare un torto a qualcuno è più giusto subirlo per il bene dell'altro. Voi come credenti dovreste essere capaci di rinunciare anche a qualcosa che vi spetterebbe di diritto per il bene dell'altro, per amore fraterno. Quindi il cristianesimo è rinunciare a qualcosa per il bene dell'altro, perché è tuo fratello, è parte della tua famiglia. Se invece vi comportate così come si comportano quelli di fuori, torniamo al quesito del capitolo 5, qual è la differenza tra le luci e le tenebre, se viene tollerata la fornicazione. Se tollerate questo comportamento che è incompatibile con la fede cristiana, dice queste cose riguardavano la vostra condizione di prima. Non sapete che gli ingiusti al verso 9 non erediteranno il regno di Dio. Non vi ingannate. Cioè non potete affidare il giudizio. A chi non conosce le cose di Dio. Non vi ingannate nei fornicatori, né gli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, negli omosessuali, nei ladri, negli avari, negli ubriaconi, negli oltraggiatori, nei rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ortali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Qui l'Apostolo elenca una serie di persone, di condizioni, che nel contesto sociale, in un processo giudiziario, avrebbero per certo avuto la peggio, non sarebbero mai usciti vincitori. Dice voi in quella condizione, e in quella condizione non si ha neanche diritto al regno di Dio. Voi eravate in quella condizione, ma voi oggi non siete nella comunità per la vostra condizione precedente. Oggi voi siete stati lavati, oggi voi siete delle nuove creature, siete fratelli, siete sorelle. Per cui non dovete far valere un diritto, non dovete dare torto a nessuno, ma dovete essere capaci di cedere a qualcosa per amore dell'altro. Allora davanti a questo quadro presentato dall'Apostolo Paolo, il testo continua richiamando un'espressione che era tanto utilizzata nel contesto, ogni cosa mi è lecita. Ogni cosa mi è lecita. A me è lecito in questo momento fermarmi perché è finito il tempo a disposizione. Ma riprenderemo nell'appuntamento successivo questa espressione per riflettere su quello che l'Apostolo Paolo contrappone a questa affermazione. Per cui vi aspetto al prossimo appuntamento con lo stesso desiderio di continuare il nostro viaggio in questa lettera e se mai qualcuno avesse perso qualche appuntamento e lo vuole rivedere, riascoltare, può utilizzare o le pagine Facebook dell'emittente Teleoltre o la mia personale o addirittura i canali YouTube, sempre quella dell'emittente Teleoltre o il mio personale, questa volta ha il nome di Lab Ministeriale. Se poi non riuscite a trovare queste registrazioni, scrivete a uno dei nostri indirizzi e vi aiuteremo a trovare il link giusto. Se avete perso il passato, non perdete il futuro, quindi prendete nota. Ci rivediamo al prossimo appuntamento. Dio vi benedica.